Prende il tiro dalla media, ancora una volta va corto, prova a correre adesso la Reyer, Tamersley, un passo, due passi, con tutto quel popò di fisico che si vede Marco Polo, con Ranuzzi sempre su Slay, ecco Kiki Clark, arresto, scarico per Slay, Slay va dentro, ora ci va Gordon in difesa, ma Slay riesce a penetrare fino l'anno scorso a Pistoia, mentre Di Lorenzo prepara anche l'ingresso di Cody Topper, l'americano di passaporto tedesco, che non è stato tesserato in settimana, se resisterà Toppert oppure no. Intanto 2 su 2 dovesse lasciare la squadra, lascerebbe un buon ricordo. Intanto aveva battuto bene il pressing Forlì, poi ha sbagliato con Poletti, e dall'altra parte contropiede micidiale veramente dell'Umana, con il vantaggio con questi due tiri liberi. C'è Forrai ora sul quintetto assieme proprio a Goldwire, quintetto molto basso, mentre Slay in penetrazione si sblocca perché abbastanza libero, e soprattutto ci dia quella che è la sua caratteristica migliore, il cuore, la fisicità in difesa. Mentre due punti per Slay, che prende il tiro anche fuori. Slay questa zona ci ha messo un po' in difficoltà, perché appunto la attacchiamo con un giocatore che fa pendolo sul fondo, facendo uscire Gordon sull'esterno, quello che faceva, ma non escono su di lui, loro stanno abbastanza chiusi, bisognerà riuscire a passare la palla dentro. La quota 14, prima azione dell'ultimo periodo anche per Forlì a zona, e anche la Fulgor Libertas, vedete, è schierata a zona. Meini, il tiro frontale di Tamersley, molto morbido, questo è la sua forza maggiore, diciamo. Peccato, siamo ancora comunque lì a difendere. Slay prende il tiro, lo imbuca ancora in quella posizione. Slay ci sta facendo male, finalizza ancora zona di Lorenzo. Poletti con Meini, molto bene in difesa. Slay la prende ancora da tre punti, settimo punto in fila di Tamersley. Ecco, Mazzano sicuramente avrà catechizzato la squadra a fargli capire che non si può solo tirare da tre punti. Un solo errore di Venezia dalla lunetta, 2 su 2 anche di Tamersley, davvero. L'intenzionale ci sta tutto, anzi può essere, leggendolo in chiave positiva, la voglia di non mollare l'energia di quello che si era fatto più a me. In questo modo